Ho recentemente realizzato il restyling di questo grande armadio. Era in laminato stampato ad effetto legno. Per stravolgere completamente la superficie ho utilizzato una particolare tecnica ad effetto materico. Se vuoi imparare a realizzarla anche tu, guarda attentamente questo video tutorial. Inizio a preparare quella che è la base dell'effetto. Si usa una pittura molto densa e cremosa. Io qui sto utilizzando la clay paint di Monrever, che è una pittura a base di argilla. Si può utilizzare in alternativa anche una chalk paint piuttosto densa. La chalk puoi prepararla anche tu, ti lascio il link al video tutorial qui in alto e anche giù nell'info box in descrizione. Le pitture materiche, se applicate con il rullo, creano l'effetto a buccia d'arancia che qui è stato proprio voluto e ricercato. Ti ricordo prima di iniziare che i supporti vanno sempre carteggiati, puliti e preparati con una mano di primer. Non ripeto nuovamente con le immagini tutti questi passaggi perché li ho già mostrati in tantissimi altri miei video precedenti. Quando questa base a rullo sarà perfettamente asciutta, sovrappongo la seconda mano. Questa volta utilizzo il pennello e stendo il colore tamponando, questo per accentuare ancora di più l'effetto materico. In alcuni punti si può tamponare lasciando il colore molto corposo e in altri lo puoi anche trascinare dando delle pennellate molto veloci e in diverse direzioni. Questo ti permette di ottenere anche delle texture un po' differenziate sulla superficie. Nella seconda mano sappi che puoi anche utilizzare, anzi alternare, l'uso di due toni di colore diverso. I colori che sto utilizzando li ho preparati io. Come base ho preso della clay paint bianca alla quale ho aggiunto del nero e del giallo ocra. Tutto questo lavoro materico, una volta asciutto, va ricoperto con un colore diverso da quelli utilizzati da quello o da quelli utilizzati nella base. Io qui sto applicando un bianco. L'applicazione è molto più fluida, quindi non denso, ma anche leggermente diluito. Steso molto rapidamente e tamponato e sfumato con l'utilizzo di uno straccio umido. Quando anche questa sovrapposizione sarà finalmente asciutta, ho passato la carta abrasiva. Qui sto utilizzando una grana 150. Con questo passaggio riporto alla luce il colore sottostante e l'effetto che si ottiene è proprio questa sgranatura. Per apprezzare il risultato e valutare se insistere ancora con la carta abrasiva, è necessario pulire con uno straccio per eliminare la polvere. Il tuo lavoro potrebbe anche finire qui.
Io ho invece continuato, proseguito, sono essere chiamate con anche delle velature, molti di le colore. Chiamano anche lavaggi. Questo ti permette di ottenere l'effetto finale che desideri. Non è un passaggio obbligatorio, come dicevo, è solo una tecnica per modulare il colore e quindi portarti a risultati ancora diversi che puoi costruire passo passo andando nella direzione che desideri. Questi passaggi finali, secondo me, valorizzano molto questa tecnica. Naturalmente i colori li puoi scegliere tu e modularli anche in maniera diversa sulla superficie, lasciando quindi delle zone più coprenti, più dense, e altre invece dove queste velature sono più sfumate e se ne possono sovrapporre anche più di una, naturalmente. Come si procede? Si diluisce il colore e si stende a pennellate piuttosto ampie e rapide. Subito, immediatamente, con lo straccio tampona e sfuma a piacimento, lasciando appunto zone più coperte e zone più scariche. Nel caso di questo lavoro in particolare, io ho sovrapposto due velature finali. La prima è un beige. La seconda si stende quando la prima è già perfettamente asciutta e qui ho preparato un mix di nero e verde oliva. Sulle superfici più piccole le velature possono essere applicate anche direttamente con lo straccio imbevuto nel colore liquido. Naturalmente alla fine su questo effetto materico è poi possibile dipingere e decorare sia a mano libera che a stencil. E questo è l'effetto finale del restyling completo di questo armadio. Vuoi conoscere e approfondire le tecniche di decorazione e restyling del mobile? Vai sul sito lorenamachiavelli.com e prendi i tuoi videocorsi.